Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di Passeggino in versione invernale. La stagione fredda è arrivata, quindi è necessario andare a dotare anche il nostro passeggino di alcuni accorgimenti che sono perfetti proprio per questa stagione. Prima di andare a vedere gli accessori di cui vi parlo in questo video, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link alla playlist Genitori Neonati, di cui fa parte anche questo video. In descrizione trovate il link anche ai vari prodotti che vediamo in questo video e il link al mio canale Telegram e canale Instagram, dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora passiamo subito a vedere i diversi aggetti che abbiamo aggiunto al nostro passeggino per renderlo perfetto durante il periodo invernale. Il primo oggetto più importante è sicuramente il sacco. Noi abbiamo scelto la versione Snogga 2 di Cybex, ma qua sotto in descrizione vi lascio link a diversi sacchi per passeggino che sono del tutto universali. Per quanto riguarda il sacco, è importante vedere il livello di protezione termica, quindi quello che viene definito TOG. Ogni sacco ha un suo livello di protezione, un livello intorno al TOG 4, 4,5 vi garantisce una copertura fino a meno 10. Ovviamente è una temperatura che non viene garantita solo dal sacco, ma anche dagli indumenti che indossa, quindi il sacco va a riscaldare il bambino, che indosserà già degli indumenti più pesanti e una giacca a vento. Per quanto riguarda il sacco, sono più o meno tutti fatti nello stesso modo. Nella parte interna, come vedete, ci sono dei fori per adattarlo alle cinture di ogni tipologia di passeggino, quindi lo possiamo utilizzare sia sul Priam che vedete adesso, sia sul Cybex Libelle in caso di viaggi. Del Cybex Libelle ho già realizzato un video, ve lo lascio qua sopra nelle schede se non l'avete ancora visto, ed è un passeggino ultra leggero. Ma veniamo poi a un altro accessorio fondamentale per quanto riguarda la stagione invernale, che sono i guanti per passeggino. Come vedete sono due guanti che vengono attaccati direttamente al manubrio, anche questi sono tendenzialmente universali. Io vi lascio il link a quelli che abbiamo selezionato noi. Sono molto comodi perché ci permettono di non dover indossare per forza i guanti, o volendo anche andando a indossare i guanti, di avere una doppia protezione, e ci consentono di avere sempre le mani libere ma averle protette quando trasportiamo il nostro passeggino in giro e la giornata è molto fredda. Per quanto riguarda questi guanti, esistono in versione doppia ma separata come quelli che abbiamo scelto noi, ed esistono anche in versione unica con magari una tasca nella parte superiore, di cui vi lascio sempre il link qua sotto in descrizione. Ultimo accessorio che abbiamo aggiunto noi al nostro passeggino per il periodo invernale sono queste strisce catarifrangenti. Infatti, visto che in queste giornate il buio arriva prima, queste strisce catarifrangenti sono perfette da posizionare sul telaio, in modo tale da andare a creare più visibilità del telaio stesso, sia quando siamo in strada sia quando attraversiamo la strada. Queste sono molto comode perché non sono strisce adesive, quindi non vanno a rovinare il telaio, possono poi essere riutilizzate volendo anche su una bici, e sono delle strisce realizzate con il velcro. Sono realizzate in tessuto sintetico, molto comode appunto, quindi da posizionare nelle diverse zone del passeggino, e come vedete presentano due disegni: da una parte abbiamo il cielo stellato e nuvolette, e dall'altra parte abbiamo il bambino. In confezione ne arrivano già 4 a disposizione nel kit che abbiamo scelto noi, e in questo caso noi ne abbiamo posizionate 2 nella parte più alta del telaio e 2 nella parte bassa, in modo tale da renderlo ben visibile quando di sera i fari della macchina puntano direttamente sul passeggino. Questi quindi sono i 3 accessori che reputo fondamentali da aggiungere al vostro passeggino per il periodo invernale. Se avete altre idee fatemelo sapere qua sotto nei commenti, e fatemi sapere invece se avete già provato questi accessori e nel caso come vi siete trovati. Ovviamente se avete qualsiasi domanda potete scrivere un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Per questo video con gli accessori per il passeggino invernale è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao Enrico!